Vorrei farvi notare l'afflusso di auto che continuano in via Monte Pellegrino ad essere numerose, direi centinaia di auto. Vorrei farvi notare anche un'auto della polizia ferma che sta soltanto, come tutti così ama, i cittadini che sono in auto tranquillamente aspettando probabilmente il suo turno per poter passare. Non so veramente più come descrivere la vergogna di questa città, signori miei. Non so che cosa sia successo, ma vi dico soltanto che c'è un blocco totale di questa corsia. Guardate, continuano ad esserci tantissimi veicoli che circolano. Mi faccio sempre quella famosa domanda: tutti questi stanno facendo la spesa? Tutti questi stanno andando in farmacia? Guardate le persone che camminano tranquillamente, senza alcun rispetto delle norme. Guardate, senza nessun rispetto delle norme di sicurezza. Guardate pure. Vergognosi. Ripeto a dire alle forze dell'ordine, non posso chiedervi dove sono, io ne sto vedendo una qui, per cui sono presenti nel territorio. Ma cosa stanno facendo? Stanno facendo il nulla? Anche loro sono impotenti? Non lo so, non so darmi più nessuna risposta a questa. È tutta una vergogna, dico una vergogna a dire. Continuerò tutti i giorni. E tutte le volte che ne avrò la possibilità a comunicarvi e farvi vedere, farvi notare l'inciviltà e l'ignoranza di questa purtroppo popolazione. Il coronavirus siamo noi. È una vergogna, guardate, è una vergogna. Sono le 11:19 da via Monte Pellegrino Palermo. Ciao.